Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video di Pokémon. Oggi è una giornata molto speciale, no, Bonf? Oggi cosa abbiamo fatto? Cosa hai Allora, combinato? Cosa combini, ma è Terra? colpa tua, sei tu che non paga tutti. Allora, come saprete, c'è una persona molto speciale che noi abbiamo invitato a giocare con noi, che è Alessandro, più conosciuto come iCaterpie su YouTube. Vi lasceremo tutti i link in descrizione. Che gli abbiamo chiesto come se lo seguite, lui fa in live le partite post rotazione con gli iscritti. Noi abbiamo sfidato con un mazzo post rotation Che a fine video che vedrete. vedrete, vi spiegherò la lista a fine video. Purtroppo non abbiamo pensato di registrare la partita, ma abbiamo preso lo spezzone della sua live, direttamente dalla sua live. Infatti non vedete la nostra mano, vedete la sua mano. Però vi commenteremo le mie giocate. Quindi voi vedete quello che fa lui, ma io commenterò tutta la partita. Voi non sentirete quello che dice lui, vedete solo la sua mano. Purtroppo non ci è venuto in mente per la fretta lì. Sì, perché dai, era anche in live, non ci è venuto di Esatto. aspetta, abbiamo avuto Esatto. l'onore di sfidarlo così, quindi cercheremo di farvi capire al meglio. Comunque dovrebbe essere in un futuro fare No. qualcosa insieme, Sì. dopo che ha fatto il mondiale, Sì, perché perché fa poco ricordiamo c'è un il mondiale mondiale di di Pokémon. Pokémon riuscirà a fare. Comunque, dopo questa piccola intro, Vi lasciamo alla a partita partita perché è e solamente poi una. A alla, quasi alla fine fine, video la spiegazione lezione del del mazzo, come mazzo l'abbiamo montato. che avete già visto ma è stato modificato. Ecco qua la partita che inizia. Sì. Come Come lancio della moneta, moneta. la nostra monetina erba. Ovviamente perché. Ovviamente perdiamo il lancio della moneta, ma fortunatamente iniziamo noi. Quindi noi giochiamo il mazzo per luta con alcune modifiche rispetto al video di martedì, che No, abbiamo vinto il lancio della moneta. Perché vi è la sua spiegherò. fan web. Sì, vabbè. E quindi. E che vi spiegherò a fine video. Lui gioca il Weezing, tutti e due mazzi post rotation. Quindi lui, per adattare il Weezing alla post rotation, ha deciso di usare l'energia fuoco con i Sarasol e l'energia in colore tripla, perché nella post rotation l'energia in colore doppia non ci sarà. Come potete vedere, dal mio Pokémon attivo è Spiritomb, la prima modifica del mazzo è stato aggiunto Spiritomb e sono stati rimossi gli Emolga. Perché Perché secondo me. gli Emolga a Light non piacevano e di conseguenza, avendo tolto gli Emolga, non avevamo tanti Pokémon da poter usare il Mixer perduto e quindi abbiamo deciso di rimuovere anche il Mixel Perduto. perduto. Per me, ti dico, non ha fun per me, poi ti ne parlo Sì. personalmente, non ha funzionale cavare una carta. Ok, cavi due carte per pescare una carta. Ok, che ti punza in tenta Perché l'attacco. alla fine il nostro problema è, ok, mettiamo due Pokémon nella zona perduta per prenderne uno, per pescare una carta e fare più danni, ma senza Emolga non sapevamo che Pokémon metterci. Perché lo Spiritomb fa danni. Yoppip e Pokémon vari, Skipum e Jampath ci servono per fare la combo e quindi di conseguenza dopo gli Skipum e Yoppip vanno da soli nell'area perduta e stessa cosa Trambic. Quindi noi non sapevamo che cosa servisse il Mixer perduto e l'abbiamo tolto. E abbiamo aggiunto che altre che vi spiegheremo durante la partita e comunque a fine video. Alessandro parte con Professor Elm, quindi prende 3 Pokémon che hanno meno di 60 di vita. Tesoro misterioso, ne scarta un Mew per prendere Weezing, il Koffing e lo mette in panchina insieme al Vulpix e un altro Sarandit. Che il Vulpix, dato che ha perso i Guzma, lui lo gioca in combo con quello con Ninetales, Sì, che gli permette di switchare i usare Pokémon. Pokémon. Dato che questa combo la stavo studiando anch'io, quindi guarda caso, perché quando giochi hai più o meno le stesse idee, Ah sì, ogni tanto dopo i ti mazzi. succede, anche lui ha detto che ha avuto la stessa idea mia di usare gli Spiritomb come Blast, quindi pensa un po' che Sì. caso, cioè senza Lui vedere le cose. assegna un'energia a Sarandit e Quindi. usa cerca famiglia per prendersi un altro Koffing in panchina. Mentre io inizio subito usando, evolvendo due miei Yoppie in Skipum e usando rispettivamente le due abilità e prendermi due Jumpuff e mettere già 5 Pokémon nell'area perduta. Assegno un'energia a uno dei due Jumpuff e uso il Pokégear. Non trovo purtroppo allenatore, ma avevo Camilla in mano. Camilla mi rimischio le carte in mazzo, ne pesco 6 Quindi è poco forte, insomma, la e mano. metto l'ara del giudizio.
Che altro che in questo matchup è inutile perché nessuno dei due gioca Pokémon GX. Esatto. E mi figo con l'abilità 10 danni su Spiritomb. Lui evolve il primo Koffing in Weezing, che purtroppo, o per fortuna per noi, la sua abilità farà danno solo ed esclusivamente agli Spiritomb. Perché ricordiamo che Koffing, la sua abilità, fa 10 danni fra un turno e l'altro al Pokémon base. Sì, sì, esatto, è giusto per diciamo. Infatti, vedete che usa l'energia tripla perché la doppia va fuori rotation, fa 40 danni. E non fa danno ai nostri Pokémon in panchina, perché per fare danno devono avere la segnali di danno i nostri Pokémon in panchina. Noi iniziamo, lui passa, quindi l'energia in core tripla va scartata. Io metto Pokémon attivo Jumper. Rete Ball, prendo Rete Ball, posso prendere un Pokémon base Elba, un'energia base Elba dal mazzo, e decido di prendere un Hoppip. Un Hoppip, assegno una seconda energia Elba Skiproom e uso Lilia. Per pescare 6 carte. Lilia, altra aggiunta del mazzo, dopo aver rimosso gli mixer perduti, ho aggiunto Lilia perché mi servivano carte per pescare. Uso abilità di Trambic, controllo la prima carta del mazzo dell'avversario e la metto in area perduta. Che tu lo giochi solo, qui l'avevi giocato per avere meno carte in mano perché avevi qualcos'altro anche sì, da pescare. E decido di assegnare la cintura furiosa, mi sembra si chiami, su il jump fattivo. E voi direte, ma perché? Perché la cintura si assegna di solito a Spiritomb per fargli fare più danni. Ma considerando che il suo Koffing con un attacco con due energie in colore fa 40, il mio Pokémon rimane a meno di 30 di vita e quindi fa 60 danni in più. E però non mi sarà utile perché purtroppo il mio Pokémon rimarrà a 30 di vita. Lui mette Koffing con l'aspetto target come Pokémon attivo, usa Camilla e come potete vedere lui per fare assegnare due energie usa la salvatrice. E qui sta tirando due quasi due madonne. Sì, perché non pesca nulla di utile. No, perché voleva un'energia, non riusciva a trovare un'energia. Abbiamo avuto neanche, molta. E neanche Weezing. Esatto, fa dove sono le mie energie, sì. Cioè non proprio riusciva. Passa così, torna il turno a noi e noi iniziamo il nostro turno giocando, facendo evolvere Hoppip in Escape Room, usando l'abilità ovviamente, e prendendo un altro Jumpraff dal nostro mazzo e avendo già tre Jumpraff pronti a fare con un'energia 160 danni mi sembra. Vedi perché avevi Camilla? Camilla per rimischiare perché avevo un Jumpraff in mano, rimischio Jumpraff nel mazzo, ma purtroppo lo ripesco, non ricordo questo. E, no. Ma fortunatamente ne ho un altro nel mazzo. Ah davvero? Non ripeterei di più. Sì sì, è vero, tanto ho usato nel frattempo abilità di spirito, guardate, skip nel mazzo e mi prendo un Trambic. Giusto per cavare se hai degli aiuti. Vediamo. Ecco, l'altra modifica del mazzo abbiamo aggiunto. No, ce l'avevamo già vedete. L'avevamo già un Giraci nel mazzo vecchio. Ne giocavamo tre nel vecchio mazzo di no. Giraci. Sì. No. Te lo sicuro? Assolutamente no. I Giraci li abbiamo aggiunti tutti questi insieme agli Spiritomb e agli Skateboard della ricintura. Ditelo nei commenti che adesso non mi viene un dubbio. Io uso la chiappa Pokémon modificato per pescare una carta e Skateboard su Giraci ovviamente. Qui mi decido di non fargli attivare l'aspetto targa e di mettere Giraci per usare la sua abilità. Prendo la borsa avventura per prendere due strumenti dal mazzo che purtroppo non ho. Il mio Giraci si sveglia, non potevo attaccare perché non potevo ritirare i miei Pokémon. Lui ancora non vede energie. Lui non pesca energie, ma ha pescato Weezing che comunque può iniziare a far danno allo Spiritomb perché e al Giraci perché sono Pokémon base. Ovviamente usa Helm, prende tre Pokémon che ha 60 di vita, ma non ha. Usa per controllare il mazzo e le carte che ha nel mazzo e passa così. Il mio Giraci e il mio Spiritomb prendono 10 danni. Scusate. E inizia il mio turno. Io uso subito l'abilità di Giraci per che tanto anche se si addormenta mi ha lo schermo un aiuto, esatto, un aiuto che non prendo, non mi ricordo se non ne trovo semplicemente perché avevo Lilia in mano, non volevo avere troppe carte in mano. Uso Lilia, pesco 6 energia arcobaleno su Spiritomb, metto giù un altro Spiritomb che usa l'abilità e si infligge 10 danni, scambio Giraci e non mi ricordo se metto Spiritomb o Jumpf, ma mi sembra Spiritomb, esatto.
attacco di Spiritomb. Io qui sbaglio. Non volevo infliggermi 10 danni essendo convinto di avere la cintura che fa 60 danni più. E purtroppo invece non è così e lui mi purga pescando energia e facendo danno a tutta la mia panchina. Poi sei anche emozionato quando hai sentito il cavolo. No, purtroppo non ho pensato che aveva, che non avevo la cintura, dovevo infliggermi quei 10 danni in più per potergli shottare Weezing. L'energia in core tripla viene scartata, il mio Giraci e il mio Spiritomb prendono i danni per l'abilità di Weezing e tocca di nuovo a me. Io decido di mettere come Pokémon attivo Zampraf per fargli i... per ammazzargli Weezing, che purtroppo ha l'aspetto targa. Possiamo dire che l'aspetto targa ha determinato molto questa partita. Esatto. Cioè molto, lui ha giocato, cioè se noti quasi tutti i Pokémon te li ha seccati. Molti Pokémon me li ha ammazzati con l'utilizzo dell'aspetto targa. Sì. Aspetto targa ricordiamo che può essere assegnata solo a Pokémon psico e fa 40 danni quando il Pokémon viene messo KO. Possiamo distribuire 4 segnalini danno. Cioè guarda quanto strano. Lui in questo caso con 3 segnalini, con 4 segnalini danno mi ammazza 2 Pokémon. E prende 2 carte premio rimanendo a 2 carte premio. Purtroppo l'aspetto targa a me dà molto fastidio avendo Pokémon con poca vita, perché Zampraf ne ha 70, Spiritomb ne ha 60, ma sono quasi mai 60 perché si infligge danni per fare più danni, e Giraci che ne ha sempre 70. Lui decide di giocare in difesa e mette Sandit, mette un Koffing in panca e gli assegna l'aspetto targa. Giustamente. Tesoro misterioso per prendere Weezing. Scalta Helm e prende in mano un altro Koffing. Mi sembrava un Weezing. Mette il Koffing in banchina. Riassegna l'altro aspetto targa. E passa così il turno. Io decido di... Beh. Avendo Zampraf come Pokémon attivo, purtroppo la cintura non è attiva perché mancano 10 di danno. Uso il Pocket Gear. Trovo una Riri. Una riga che mi serve per pescare. Uso, do uno skateboard per togliermi carte dalla mano in modo da pescare di più e pesco fino a 2 carte. Sì, perché era solo perché dovevamo trovare quelli che switchavano, ti ricordi che non riuscivamo a trovare perché in questa partita. Pokémon comunicazione Pokémon, metto Zampraf nel mazzo e prendo l'ultimo Trambic. Effetto di Trambic, gli guarda la prima carta del mazzo e Trambic va nella zona perduta. Non era assolutamente un... Non era un aiuto, purtroppo. E attacco con Zampraf che fa 200 di danno. E lui ancora energia non ha visto. Cioè lui ha avuto una mano che... Da metterti nei capelli, eh. Qui pensavamo che la pareggiava. Avevamo avuto un momento che pensavamo di pareggiarla, se ti ricordi. Sì, perché tra un po'... Lui questo turno lo passa così. Io qui vedo che se continuano ad ammazzargli tutti i Koffing, noi pareggiamo la partita. Perché io gli ammazzo l'ultimo Koffing, ma lui con l'aspetto target riesce ad ammazzarmi 2 Pokémon e prendere 2 carte premio. Purtroppo vedrete come andrà avanti la partita, non succederà. Perché io adesso uso Pokémon doppio Pokémon Coach customizzato, mi torno in Sarasu. Perché abbiamo detto, metti caso che abbiamo ancora di più pescata, metti caso... In modo da non prendere soprattutto i danni di aspetto target. Ma soprattutto per non farlo pescare. E andare a 2 carte premio pari. In questo caso, se i suoi due Koffing fossero morti, avremmo perso, avremmo pareggiato. Ma lui trova Weezing, lo evolve, però non ha energie da assegnargli. Io gli ammazzo il Weezing, ma subisco i 40 danni di Spartan Targa. Ora ho segnato una cintura a un Zampraf, sempre per togliere il cartello dalla mano e per fare più danni. Gli ammazzo il Weezing e lui inizia a farmi 40 danni. Mi uccide un Zampraf e mi porta in range della seconda aspetto target il secondo Zampraf. Quindi andiamo a una carta per i miei pari. Lui poteva... Potevamo pareggiare se lui non sarebbe riuscito ad ammazzarmi il mio Zampraf. Esatto. Lui decide di mettere come Pokémon attivo Koffing. Prima voleva mettere... voleva uccidertelo, lo dice proprio nel video, che quando adesso lo sentite perché sennò collette troppo.
con energia voleva Voleva ucciderti. confondermi. Voleva confonderti. Perché l'attacco di Koffing con energia confonde entrambi i Pokémon attivi. Ma lui cambia stadio. Lui tutte le energie Scusate. le ha nel mazzo. Lui dice tutte Sì. le energie le ha nel mazzo, quindi ha Lui fatto. usa Saldatrice, assegna un'energia a fuoco al Koffing e Sì. pesca attaccate. In quelle attaccate pesca la L'energia. seconda energia e il tesoro misterioso, Esatto, che che ti. gli valgono la vittoria. Il tesoro misterioso prende l'ultimo Weezing, lo fa evolvere al Koffing e gli assegna la seconda energia, potendo attaccare e facendo 40 danni al mio Jumpuff e vincendo così. Se lui non avesse pescato o Un'energia. un'energia o la stadio, la partita sarebbe finita in pareggio, quindi dopo sarebbe comunque ripartito il tutto con una carta premio, perché quando si pareggia la partita si riparte entrambi da capo, ma solamente con una carta premio. Essendo che E ritorno più veloce. essendo che il suo mazzo doveva mettere giù il Koffing, farlo evolvere. Ovviamente iniziavo io perché la partita avevo iniziato io. Doveva mettere giù il Koffing, farlo evolvere, trovarlo o la Saldatrice con due energie o rincorrere tripla per potermi fare 40 e non one shotarmi, mentre io in un turno potevo fare evolvere due Jumpuff, mettermi quattro carte nella zona perduta e one shotarlo. Ora switcheremo sul gioco Pokémon Online per farvi vedere qua sul TCGCCPPTC Online, sul gioco di carte online, per farvi vedere Mazzo che abbiamo utilizzato. il mazzo, le modifiche che abbiamo fatto al mazzo Marcia Perduta. Spoiler, ce ne sono due. Questo non considerato la versione vecchia, questa è la versione nuova. Ok. Esatto. Allora, l'aggiunta dei tre Spiritomb che sono molto utili perché tu non hai bisogno di carte supporto se non le energie arcobaleno. E vabbè, le Vabbè, cinture dopo lo vediamo dopo. per usarlo. In più Diciamo. l'avversario dice: ok, tu hai o uno Spiritomb che mi cava 160 danni o uno Jumpuff che me ne cava 200. Fai conto Cosa ti che ammazzo? mazzo? Non lo so. Non lo so, qualcosa ti ammazzo, ma tu poi mi ammazzi con l'altro. La scala evolutiva ovviamente rimane sempre quella: 4 Hoppip, 4 Skipum e 4 Jumpuff. 3 Girachi. Perché 3 Nella Girachi? vecchia versione gioca in due. Secondo me non ne giocavamo. Quanto vogliamo scommettere? Scommettiamo che mettiamo quella traccia nel nuovo mazzo. Ok. Se vinco io invece gli faccio lo spoiler delle bustine di sento inventario. Lo scriveremo nei commenti. Poi 3 Girachi. Girachi sempre forti per far girare il mazzo. 4 Trambic, un must. Comunicazione Pokémon. È stato ridotto di 1 per fare spazio ai Girachi e alle nuove carte. Acchiappa Pokémon, E lo sempre spirito 4. anche. Borsa avventura 1 Pearl perché abbiamo aggiunto gli skateboard per Girachi e le cinture per gli Spiritomb. Pokégear 3.0, nessuna modifica. Nestball, mi sembra che ne abbiamo tolta una. Scusate, Sì, Netball. È Retebol. passato da 4 a 3. Sì, giudizio uguale. Area del giudizio uguale. Treriglia, perché noi le uniche aiuto che avevamo, se non sbaglio, erano Camilla per pescare e Elm per prendere i Pokémon. Abbiamo visto che 4 Elm erano troppi perché 12 Pokémon con meno di 60 di vita non li avevamo. E abbiamo deciso di togliere un Elm e aggiungere 3 Riga, che sono sempre comode per pescare. Camilla è stata ridotta di 1, Elm uguale, e sono state aggiunte le cinture, le skateboard e le energie arcobaleno, rispettivamente per Spiritomb, per Girachi e per Spiritomb. Il mazzo ha subito un paio di variazioni, soprattutto le due variazioni più grandi sono state rispetto a questo, gli Emolga, Esatto. sono stati proprio debellati, 4 rimossi e i mixer perduti, perché noi in questo mazzo abbiamo detto, in questo di qua, abbiamo detto ok, mixer perduto, cosa mi tolgo? Questi non me li posso togliere perché vanno via comunque e mi fanno prendere Esatto. Gli altri Jumpuff. devo. Jumpuff non me li tolgo perché non ha senso, Spiritomb nemmeno, Girarsi al motore del mazzo. Girachi ci fa girare il Uno mazzo, se non. Trambic nella zona perduta ci va da solo facendo un'abilità ancora più forte, togliamo i mixer perduti. Questo è il mazzo, le modifiche che abbiamo fatto al mazzo. Speriamo che la partita vi sia piaciuta anche per il problema, anche se c'è stato il problema della mano. Purtroppo non ci è venuto in mente di registrare e di far perdere tempo ad Alessandro.
vi ringraziamo per aver visto il video, ci rivedremo la prossima settimana con Pokémon e con gli altri video, e vi auguriamo un buon agosto e un buon fine estate. E dovrebbe tornare il signor Jack. Sì, speriamo di rivedere il Jack. Noi vi salutiamo, ciao a tutti ragazzi.